vediamo il comportamento in frequenza di un amplificatore operazionale. Perché tipicamente, beh, per ora non abbiamo ancora guardato questo aspetto. Tipicamente cosa succede? Se questo è il circuito equivalente dell'amplificatore operazionale, noi abbiamo detto, va bene, la resistenza d'ingresso tende a infinito, la resistenza d'uscita tende a zero, l'amplificazione è praticamente solo un'amplificazione differenziale ed è molto grande, no? Questi sono i parametri che abbiamo utilizzato fino a questo momento. O nella pratica l'amplificazione, che è questa, amplificazione di tensione, dipende dalla frequenza. Non è costante a tutte le frequenze e ha un comportamento tipicamente, ancora una volta, passa basso. Vuol dire un comportamento passa basso? Che si comporta da filtro passa basso, cioè se disegno il diagramma di Bode dell'amplificazione di tensione, quindi questa espressione, a V in dB in funzione di omega su scala logaritmica, immaginiamo che questa qui sia appunto a 0 dB, abbiamo un comportamento del genere. Ecco, e lo disegno perché si distinguono due cause, due tipi di comportamenti diversi. Un tipo di comportamento è questo, cioè un'amplificazione che a bassa frequenza è costante, quindi questa è quella che tipicamente si chiama, che è V0, l'amplificazione a bassa frequenza in dB. E poi comincia a intervenire il primo polo che dà il limite superiore di banda e poi magari interviene uno zero, poi interviene un altro polo, poi interviene un altro polo, poi uno zero e così via. Quindi intervengono diverse singolarità che danno un profilo in discesa ma non particolarmente regolare. Questo, il primo polo se è separato dagli altri è il limite superiore di banda che a meno 3 dB, e poi gli altri fanno comunque scendere l'amplificazione. Questa è una situazione. Un'altra situazione molto frequente è quella invece in cui ci sia un polo a bassa frequenza che domina sugli altri, molto separato dagli altri, praticamente domina il profilo della funzione di trasferimento finché la funzione di trasferimento non amplifica più, cioè quindi scende sotto il 0 dB. Tipicamente c'è un polo molto in basso, immaginiamo che sia questo, che corrisponde quindi al limite superiore di banda di quest'altra soluzione, e si ottiene una cosa del genere, una funzione di trasferimento fatta così. Da qui in poi interviene il polo. Poi, quando intervengono le altre singolarità, immaginiamo che siano gli stessi zeri dell'altro caso, e questi ormai intervengono quando l'amplificazione ormai è minore di 1, no? Vedete, sotto i 0 dB. Quindi ormai quanto amplifica non mi interessa più. Perché comunque già siamo già al di là dell'intervallo di frequenza in cui l'amplificatore si comporta come tale. D'accordo? Queste sono due situazioni che si trovano frequentemente. La seconda si chiama amplificatore operazionale compensato. Dove questo compensato sta a significare che
abbiamo introdotto intenzionalmente un polo in bassa frequenza per avere questo comportamento. D'accordo? Questo comportamento ha un nome, vedete, in pratica che cosa succede? Tranne un polo, tutti gli altri poli e gli altri zeri intervengono quando l'amplificazione è molto sotto il 0 dB. Quindi in pratica il sistema si comporta approssimativamente come se avesse solo un polo nella zona di interesse. Quindi questo tipo di comportamento si chiama comportamento a polo dominante. Polo dominante perché la forma della funzione di trasferimento viene dominata, viene determinata soltanto dal polo. Gli altri praticamente non contano. Ok? Allora, ricapitolando, questo comportamento è intenzionale e viene, come dire, introdotto in fase di progettazione. Tipicamente si fa in modo da introdurre un polo molto in basso rispetto a tutti gli altri, per renderlo dominante e avere qual è il vantaggio? Il vantaggio è che si ha una forma della funzione di trasferimento nota, riproducibile e molto regolare. Okay? Lo svantaggio è che si paga questa forma molto regolare col fatto di avere un limite superiore di banda molto più piccolo. Okay? Quindi, per converso, l'altra forma si chiama amplificatore operazionale non compensato. E tipicamente se prendiamo un amplificatore operazionale e non facciamo nessuna operazione intenzionale per renderlo a polo dominante, diventa molto più simile al profilo rosso che ho disegnato e che è quello piuttosto irregolare. Quindi la compensazione è proprio l'introduzione di questa capacità che è in grado di darmi un comportamento a polo dominante. Allora, com'è che si fa a introdurre un polo così in basso? In generale, com'è che si fa a introdurre un polo in un circuito? Beh, questa, se ci pensate, è una cosa abbastanza semplice, perché vi ricordate da quello che avete visto elettrotecnica, se avete un circuito con resistenze e condensatori, va bene? E se non formano maglie improprie i condensatori, la funzione di trasferimento ha un numero di poli uguale al numero di condensatori. D'accordo? Questo vale in generale, non può essere mai maggiore del numero di condensatori, d'accordo? Però potrebbe essere minore se i condensatori formano delle cosiddette maglie improprie. D'accordo? Se non formano maglie improprie, che diciamo in generale è un caso particolare, tanti condensatori, tanti poli. Va bene? Quindi questo ci dice automaticamente una cosa, che se noi vogliamo aggiungere un polo in più a un circuito elettrico, possiamo per esempio inserire un condensatore in più. Quindi basta inserire un condensatore in più nel circuito per avere un polo in più. Chiaramente non va inserito in parallelo a un condensatore che c'è già, quindi sono un gioco, no? Perché se lo inseriamo in parallelo a un condensatore che c'è già, forma una maglia impropria con l'altro condensatore. È come se avessimo aumentato il condensatore che c'era prima, no? Come valore. Quindi in quel caso non, ovviamente non funziona, però diciamo, a parte questi casi particolari, tipicamente inserendo una capacità in più possiamo inserire un polo in più. Questo è il primo punto. Il secondo punto è, sì, vabbè, ma dove lo mettiamo? No? Dov'è che ci conviene metterlo? Questo lo vediamo un pochino più avanti, però lasciamo aperta la domanda. Dobbiamo non soltanto sapere cioè che possiamo inserire una capacità in più per avere un polo in più, ma è anche importante capire dove inserirlo. Ora vi dico dov'è che
può essere utile inserirlo, però il perché di questa scelta, vedrete, sarà più chiaro un pochino più avanti. Il modo classico è di inserirlo tra ingresso e uscita di uno stadio invertente. Ok? Se lo inseriamo tra ingresso e uscita di uno stadio invertente, in generale riusciamo a, anche con una capacità piuttosto piccola, a spostare il polo molto, ad aggiungere un polo molto in basso. E vediamo un po' in che cosa consiste questa operazione. Guardiamola insieme un secondo. Allora, prendiamo un amplificatore. Immaginiamo che sia un amplificatore operazionale, ma insomma può essere un amplificatore qualunque in questo caso. O uno stadio dell'amplificatore operazionale, no? Per esempio. Allora, immaginate che sia questo. Io metto, ecco, questo è AV, il segno lo prendo così, V, e poi prendo AV negativo, in modo che questo amplificatore sia invertente. Ora applico un ingresso, che è questo, e metto la capacità in questo modo. Vedete? Tra ingresso e uscita in uno stadio invertente. Quindi aggiungiamo una capacità tra ingresso e uscita di uno stadio invertente. Allora, è importante che lo stadio sia invertente e adesso che facciamo i conti viene chiaro il fatto che è importante per noi che AV sia negativa, altrimenti la cosa non funziona. Guardate, facciamo i conti. Insomma, l'ho semplificato il problema, non ho messo un carico, immagino che il carico sia grande, non è importante in questa fase, no? Giusto il fatto di togliere il carico mi semplifica un po' i conti, lo facciamo per questo motivo. Allora, immaginate che abbiamo due nodi, uno e due, scriviamo l'equazione nodi, quindi nodo 1, cosa dobbiamo scrivere? Dobbiamo scrivere che VI, che è la tensione del nodo 1, per 1 su RI, più 1 su RS più CS, somma delle ammettenze che arrivano dal nodo 1, meno VS su RS, quindi l'altro nodo per l'ammettenza che li collega, meno VO per CS è uguale a 0. Questo è il primo. Secondo nodo VO, somma delle ammettenze 1 su RO più CS, ok, meno VI per CS, meno, questo qui è AVVI, quindi meno AVVI per 1 su RO, uguale a 0. Allora, beh, qui facciamo, abbiamo già fatto un conto simile, ora lo ripetiamo, prendiamo VI da questa espressione e poi lo riportiamo nella successiva, quindi vedete qui raccolgo i termini, viene come posso moltiplicare tutto per RO, quindi viene 1 più ROCS uguale a VI che moltiplica, porto anche di là, quindi ROCS meno AV. Ok? A questo punto abbiamo VI uguale a VO per 1 più ROCS diviso ROCS meno AV.
No, ho sbagliato. Come portato di là, qui viene un più. Portato di là dall'uguale, quindi più a V. Ok. Va bene. A questo punto posso prendere questa espressione e sostituirla qua dentro. Così viene una relazione tra V e VS. Va bene? Quindi faccio. Non so se ricordate, il conto abbiamo fatto molto molto simile ieri. Allora, quindi primo V sostituisco, mi viene V che moltiplica 1 più ROCS diviso a V più ROCS. Tutto questo moltiplica questo termine qua. Ora, per comodità potrei moltiplicare tutto per RIRS in modo da togliermi i denominatori. Quindi qua mi verrebbe RS più RI più RIRSCS. Ok, meno VS moltiplicato tutto per RSRI, quindi mi rimane RI, meno VO RSRICS uguale a 0. Va bene, moltiplico tutto per questo denominatore e comincio a raccogliere, quindi mi viene VO che moltiplica 1 più ROCS per RS più RI più RI RSCS meno RS RICS che moltiplica AV più ROCS. Ok? Questo qua è uguale a VS che moltiplica RI per AV più ROCS. E quindi ci siamo. Vedete, è venuto. Vabbè, scriviamola tutta per esteso. V su VS, vedete, viene un'espressione di primo grado al numeratore e un'espressione di primo grado al denominatore. Guardiamola un po' insieme come è fatta. Abbiamo il numeratore RI per AV più ROCS e al denominatore abbiamo questo termine qui. Che dunque, questo. Vedete, non, è di primo grado, sembra di secondo, però non può essere di secondo perché la capacità, c'è soltanto una capacità, no? Quindi ci sarà un polo, non ce ne possono essere due. Qui però viene un termine con S quadro, vedete, nel primo prodotto. Questo ci dice che se facciamo bene i conti si deve semplificare il termine di secondo grado, se ne deve andare, no? Dipende da come abbiamo fatto i conti, il fatto che sia venuto, ma poi svolgendoli si deve semplificare perché non c'è veramente. In effetti, se vedete quello che succede, perché vedete qua c'è ROCS per RI RSCS, no? E qui c'è RI RSCS per ROCS col segno meno, quindi quelle se ne andranno. Termini di secondo grado se ne va. Ok? Termini di primo grado, facciamolo. Termini di primo grado, che cosa c'è? C'è RO per C per RS più RI per S, che è il primo prodotto. Poi c'è l'altro prodotto in croce, 1 per RI RSCS, e poi di termini di primo grado c'è questo qui, meno RS RICS per AV. Poi ci sono i termini di grado 0, che è solo questo qua, più RS più RI. Ok, questa è la funzione di trasferimento, ora possiamo scriverla in modo un po' più compatto, possiamo scriverla in modo da avere tutti i termini 1 più S per qualcosa, quindi porto fuori qui RI e AV a numeratore e quindi qua mi viene 1 più ROC diviso AV per S. Al denominatore faccio la stessa cosa, metto in evidenza il termine noto, così mi viene 1 più RS più RI e qui mi viene 1 più tutta questa roba qua, diviso RS più RI. Allora, questa roba qua come la posso raccogliere? C'è un CS che posso mettere in evidenza e quindi qui posso scrivere RO per RS più RO per RI più RI per RS meno
RI per RS per AV, tutto diviso RS più RI per CS, chiuso. Ok? Quindi, cosa è venuto? Quella capacità che ho inserito mi dà introduce un polo, e questo me lo aspettavo, introduce anche uno zero, e questo non era scontato, più difficile capire se arriva uno zero oppure no, molto più difficile, c'è un po' più di, come dire, anche pratica per capire che c'è uno zero oppure no. E vedete, il termine qua, moltiplicare, è il valore della funzione di trasferimento a frequenza nulla, perché quando S è uguale a 0, la seconda frazione diventa 1, rimane soltanto la prima, e in effetti è quello che abbiamo se togliamo la capacità. Se togliamo la capacità, V su VS viene uguale a al partitore d'ingresso RI diviso RI più RS per AV. Infatti è quello che otteniamo. E poi vedete, c'è uno zero e c'è un polo. Voi sapete la forma di questo, qual è? La forma generale è questa qui. H0 è diviso 1 meno S su SZ diviso 1 meno S su SP. No? In questo modo io metto in evidenza il polo e lo zero. Va bene? Quindi H0 è questo termine. Questo termine qui sarà meno 1 su SZ, e questo termine qui sarà meno 1 su SP. Quindi ho trovato il polo, lo zero. E la forma deve essere per forza questa, no? Perché quando S è uguale a SP il denominatore si annulla. Quindi questo è esattamente meno 1 sul polo e l'altro è meno 1 su SZ. Ok? Quindi so sia qual è la posizione del polo, sia qual è la posizione dello zero, sia qual è la funzione di trasferimento a frequenza nulla. Questo è il guadagno di tensione a frequenza nulla. Guadagno di tensione per S uguale 0. Ok? Ora faccio questa cosa. Lo riscrivo un attimo, sia H0 sia SZ su SP, una pagina pulita, così ragioniamo poi su quelle espressioni. Quindi adesso semplicemente copio le espressioni che ho appena scritto. Abbiamo detto che H0 è uguale a AV per RI diviso RI più RS. Vedete, c'è un partitore d'ingresso per l'amplificazione, e questo chiaramente me l'aspetto. Il valore dello zero è meno AV diviso RO per C. Ok? Poi c'è SP invece, è meno 1 su C, che è in evidenza tutto, per l'inverso di una resistenza. Devo invertire, no? Ricordate che questa è l'espressione che abbiamo appena ricavato, questa qua, io devo scrivere SP, quindi è meno 1 meno l'inverso di questa espressione, quindi ho RS più RI al denominatore, il meno davanti, dunque RS più RI. No, va numeratore RS più RI, era denominatore e va numeratore. Il meno davanti l'ho messo e poi c'è RS RI più RS RO più RO RI meno RS RI per AV. Allora, guardate bene a V dove compare 1, 2 e 3. A
prima cosa, vedete, in questa espressione a voi è molto grande, no? Quindi al denominatore io mi posso aspettare che termine dominante sia questo. D'accordo? Sicuramente il resto è trascurabile. D'accordo? Questa roba qui è circa meno 1 su C per RS più RI diviso meno RS RI per AV. Okay. Di sicuro è molto grande. Allora, la prima cosa che notate è perché è importante che sia invertente. Vedete? È importante che sia invertente perché AV deve essere negativo, così il polo viene reale negativo. Altrimenti il sistema sarebbe instabile. Quindi, è importante che l'amplificatore sia invertente, quindi è importante che AV sia negativo, quindi amplificatore invertente per avere polo reale negativo. Polo reale negativo mi garantisce che il sistema sia stabile. D'accordo? Se il polo fosse reale positivo, era un sistema instabile con un transitorio con un esponenziale crescente, quindi chiaramente inutile dal punto di vista finale. Poi c'è uno zero, lo vedete lo zero? Lo zero è reale, però essendo AV negativo è positivo. Bene, però lo zero, il fatto che sia reale positivo non vi dà fastidio. Il segno dello zero modifica il diagramma di Bode di fase, se vi ricordate, no? Cambia il segno del diagramma di Bode di fase, ma non incide sulla stabilità del sistema. La stabilità del sistema è determinata dal polo. D'accordo? Quindi questo polo è polo a parte reale positiva, scusate, zero. Ecco lo zero, zero reale positivo, non devo commentare niente perché non mi dà noia. Chiaramente dovrei stare attento al fatto che lo zero sia positivo, non negativo, nel momento in cui io dovessi disegnare il diagramma di Bode di fase, no? A quel punto il fatto sia positivo incide su come disegnare la fase. L'altra cosa che dovreste notare è che, vedete, AV nello zero va a numeratore, nel polo va a denominatore. Quindi l'amplificazione che cosa fa? Abbassa il polo, ma alza lo zero. E quindi tipicamente cosa succede? Che questo zero viene messo talmente in alto in frequenza da intervenire quando ormai non mi importa più, non incide più di tanto sul profilo dell'amplificazione, perché incide soltanto a frequenze a cui ormai l'amplificazione è meno di 1. Ok? AV è molto maggiore di 1, quindi 0 molto in alto in frequenza, lo chiamo 0 a frequenza molto alta, dove conta poco. Ok, lo scrivo in modo sintetico, insomma, conta poco nel senso che interviene quando l'amplificazione è già molto piccola. Quindi vedete, alla fine questo ha un polo e uno zero, ma praticamente alle frequenze che mi interessano si comporta come un sistema polo dominante, conta soltanto il polo. Ok? Cosa interessante del posizionare, che si capisce un po', del posizionare il condensatore in quel modo, è proprio il fatto che posizionando il condensatore in quel modo, nell'espressione del polo, a V capita a denominatore, quindi il polo viene molto in basso. È un modo abbastanza facile a portare il polo molto in basso in frequenza.
Ecco, è interessante guardare quanto vale il prodotto guadagno banda. Che cos'è il prodotto guadagno banda? Se il sistema è passabasso, è il prodotto del limite superiore di banda, quindi la banda passante, per l'amplificazione a frequenza bassa. Quindi è uguale al prodotto guadagno a frequenza bassa, a bassa frequenza, per limite superiore di banda. Ok, questo è interessante per un motivo che ora sarà chiaro tra un attimo. Quindi che cos'è? Il guadagno a bassa frequenza è il modulo di H0, il limite superiore di banda è il modulo di SP. Quindi in pratica il prodotto guadagno banda è il prodotto in modulo del guadagno a bassa frequenza per il primo polo. Ora guardate l'espressione approssimata che abbiamo disegnato, no? H0 è il primo polo, la seconda dove insomma già si tiene conto il fatto che AV domina. Vedete, qui si semplifica quasi tutto, che se io vado a fare la sostituzione mi viene AV per RI diviso RI più RS, devo mettere il modulo di AV, che AV è negativo, per 1 su C per RS più RI diviso RS RI per modulo di AV. Vedete, quando vado a fare questa operazione, questa roba qui si semplifica e quindi questo viene uguale a 1 su RS per C. Vedete perché è importante questa cosa? Perché il prodotto guadagno banda è indipendente da V. Perché mi importa il fatto che sia indipendente da V? Per un sacco di motivi. Allora, il primo motivo è il fatto che, come vi ho detto un sacco di volte, la V di un operazionale non è mica per niente preciso. Per cui, in questo modo, io so che l'amplificazione dell'operazionale non sarà tipicamente uguale al valore nominale, ma avrà un'ampia dispersione. So che la banda dell'operazionale non sarà uguale a quella nominale, ma avrà un'ampia dispersione, però so che il prodotto dei due praticamente è noto con precisione. Riesco a imporlo in modo molto preciso con la capacità. Okay? Quindi, e questo mi serve. Questo cosa mi dice? Mi dice che nel futuro dovrò cercare di sfruttare come proprietà dell'amplificatore operazionale il prodotto guadagno banda, perché è una grandezza molto più affidabile dell'amplificazione o del polo preso singolarmente. Vedrete una cosa che torna molto utile, e in realtà la verità è che gli amplificatori operazionali si vendono per prodotto guadagno banda. Cioè si compra un amplificatore operazionale con prodotto guadagno banda da 1 MHz, che è un prodotto guadagno banda, dimensionamento è una frequenza, no? Guadagno è dimensionale, la banda è in frequenza. O si compra da 10 MHz o da 1 GHz o da 100 GHz, perché è la grandezza su cui si può fare affidamento. Il motivo per cui si può fare affidamento sul prodotto guadagno banda è che non dipende dall'amplificazione, che è la quantità più variabile, diciamo, tra esemplare e esemplare. D'accordo? Quindi questo è uno dei motivi per cui è molto pratico. Quindi, riassumendo, motivo per cui spesso, per quello che abbiamo visto adesso, questi pochi conti, la capacità in più per compensare si mette tra ingresso e uscita ad uno stadio invertente, è che mettendola in quel modo l'amplificazione dello stadio va a denominatore del polo, dell'espressione del polo, e quindi mi dà un polo che va molto in basso. Okay. Se non avessi AV a denominatore, a parità di SP dovrei mettere una capacità molto più grande, no? Questo è il vantaggio forte. Questo effetto ha un nome, l'effetto che
dalla capacità tra ingresso e uscita di portare il polo molto in bassa, il nome si chiama tradizionalmente effetto Miller. Okay. Voi ricordate come nome abbiamo parlato dell'integratore di Miller? Se vi ricordate, la capacità dell'integratore di Miller è proprio l'ingresso e uscita di un strato invertente. Okay. Oh, in inglese, questo forse già l'abbiamo detto, questo prodotto guadagno banda, tanto per dare i nomi giusti, si chiama Gain Bandwidth Product, quindi è tradotto letteralmente. È scritto anche su datasheet, si trova come GBW Gain Bandwidth Product. È un dato che è sempre presente nella scheda tecnica di un amplificatore operazionale. D'accordo? Allora, io farei una pausa.